Allora, questo è quindi il famoso conte Champagne. Famoso perché dicevamo la storia dei conti di Champagne, no? Questi feudatari che governarono per 100 anni la Champagne e uno di loro portò lo Chardonnay. Quindi è sembrato, guardate anche la bottiglia, questa è proprio la bottiglia antica, l'antica foggia delle bottiglie Champagne di... quello è contatissimo, cioè se cominciamo a fare tutti così non basta più. Dicevamo appunto l'eccezionalità di questa che va sia diciamo come prezzi e come ambizioni fra le più alte, quindi c'è Cristal, Dom Pérignon, Salogna, rispetto a questo è molto più rara, perché considerate Dom Pérignon un viaggio su 4-5 milioni di bottiglie, Cristal sui 500 mila, questa sui 180-200 mila, quindi abbastanza meno, ora no. 16,5. E considerate che quindi è abbastanza raro, ma neanche si trova, ma è un po' meno famoso di altre cuvée di prestige. È particolare perché essendo fatta la Chardonnay, di altre cuvée di prestige c'è solo Salon, praticamente Blanc de Blanc, che costa però 3 volte tanto. Come mai costano così tanto le cuvée di prestige basate per esempio sullo Chardonnay? Vi dicevo, lo Chardonnay è buono, il Champagne ce n'è poco, chi ci ha messo le mani nei tempi se lo tiene, e chiaramente perché sono le uve che ogni anno raggiungono la maturazione eccezionale. Questo è il 2005, è andata un po' sfigata, tranne che per appunto grandissimi. I millesimati e grandi mesoni le hanno fatte, gli altri piccolini stanno andando molto muffa, che è un luglio molto caldo, agosto più fresco, stranamente fresco, settembre, vendemmia intorno al 12 settembre, discreta ma con qualche pioggia che ha rovinato qualche raccolto. Queste sono quasi tutte uve Grand Cru, quasi tutte vengono dalla Côte Blanc, ma probabilmente usano anche lo Chardonnay della Champagne del Sud per dargli un certo tipo di profondità, altrimenti... Però è uno Champagne, come sentite, già dal naso, estremamente giovane, molto arcigno, e quasi un peccato, diciamo, berlo stasera, anche se bisogna rendersi conto quanto è buono, perché va comprato ora e messo da parte se ce lo dobbiamo stare per 5 anni. Quindi la composizione appunto Chardonnay 100%, Blanc de Blanc, viene fatta esclusivamente dalla prima pressatura. I champagne le presse sono da 4.000 kg di uva. Quando si va a pressare la prima volta si estraggono 2.250 litri di mosto che vanno in 10 barrique, e questo si chiama cuvée, è la prima spremitura dell'uva. Questo viene fatto solo la prima spremitura, un 10% fa anche legno, quindi fa un affinamento in legno. E poi 10 anni sui lieviti, questo è il 2005, cioè l'anno scorso, 9, 10, insomma il tempo diciamo necessario a svilupparlo. Nonostante questo, andate lungo per sui lieviti, vedete quanto è crudo, no? Cioè queste note quasi di rafano, di senape, lo zafferano, c'ha note, c'è, liquirizia, non so, c'è no, sicuramente c'è un po' di balsamico, c'è un po' di eucalipto, c'è un po' di menta. C'ha delle note, ricordano un po' un mojito appena preparato. E poi ci sono dei profumi dei profumi di frutta, la mirabelle, la susina gialla, un tocco d'albicocca, però sentite che note un pochino più dolci di pastrice e di altro ancora devono arrivare, perché chiaramente questo vino deve ancora fare la bottiglia, deve stare lì, l'ho ricordato 2 anni fa, ma questa è un'evoluzione lentissima. I Blanc de Blanc fatti in questo modo hanno un'evoluzione molto più lenta degli altri. Per capire di che tipo di champagne abbiamo davanti bisogna averlo, vedete in bocca che struttura, che forza, che intensità che c'ha. E anche in bocca ci si rende conto che effettivamente a un passo sarà interessantissimo sulla distanza, ma anche lì la quantità di gioventù che si porta dietro. In bocca è veramente arcigno e chiaramente capace di stare dietro anche su una carne di maiale. Ora chiaramente è un maiale un po' particolare, abbastanza, però diciamo che c'ha molto più corpo e struttura degli altri. È un conte giovane e vi assicuro che i conte sono bellissimi da lasciare lì, vedete anni 70, 80, sono dei champagne straordinari, sono per più longevi, come il Salone. Lo Chardonnay è conto bene, ha una struttura, una longevità e non dipende solo dall'acidità, che altrimenti sarebbe una spremuta di limone, è proprio una maturità fenolica, cioè quindi una maturità completa dell'uva che gli dà una qualità destinata veramente nel corso degli anni a ingigantirsi, come sta succedendo già nel bicchiere quando lo beviamo, ma succederà ancora di più se avete pazienza di berlo fra 5 anni. Da 5 anni? Io sì, lo faccio.